Gioia e dolori, luogo ritrovato, l'appartenenza ritrovata in uno stadio rimodernizzato e dipinto di giallo-blu ad iniziare dalla tribuna, passando per lo spogliatoio. E poi la vita, il momento di dolore nel ricordo del fratello, del presidente Terence, passando per la concentrazione, i nuovi volti come quello di Fabiani alla prima, per uno che da queste parti aveva allenato 10 anni prima. Ed infine la notizia più bella di giornata, l'attaccante Mezgur che con la complicità della tifoseria chiede la mano alla sua amata prima del calcio d'inizio, un copione che non ammette repliche, dove perfino il poeta Tonino Guerra rimarrebbe stupito e il brindisi più del fischio d'inizio è d'obbligo. Neppure il tempo di battere dalla lunetta del centrocampo che Nova Fete appassa, lancia a cercare sulla destra il numero 9 Luzzi che siga l'1-0 dei padroni di casa, tanto per mettere subito in chiaro le cose e via i festeggiamenti. Ma per il Fosso Ghiaia sarà un pomeriggio di stress continuo, soprattutto per il portiere Menghi, costretto ad evitare già il possibile KO al minuto 5 su questo tiro di Barducci. Dalla bandierina Nova Fete trova poco dopo il raddoppio, Mezgur fresco sposo benedice così la risposta affermativa della sua dada, 2-0 e nuova gioia per il popolo giallo-blu. In Nova Fete gioca e si diverte, qui Luzzi specchia il tris, mentre dall'altra parte una trattenuta in area di rigore provoca il rigore per il Fosso Ghiaia, dal dischetto dell'anno non sbaglia. Gli ospiti insistono e grazie anche a una carambola fortunosa vincono un rimpallo ma scaricano malamente il pallone del pari. Espulso per il Fosso Ghiaia anche il tecnico Assirelli, squadra a riposo sul 2-1. Nella ripresa dell'anno prova a colpire da calcio piazzato, conclusione da dimenticare, mentre l'indemoniato Luzzi continua a bersagliare il povero Menghi che qui si salva in stile goffo ma efficace. Gli ospiti mettono il naso fuori dalla propria metà campo e Franceschini con questo tiro cross reca più di un brivido al bravo Romani, ma in Nuova Fete si cautela e mette in ghiaccio il match quando il giovane Piva, incuneatosi in area di rigore, batte Menghi per il 3-1 del Nuova Fete e via la gioia meritata di uno dei baby della squadra. Gli ospiti in qualche modo cercano di rimanere in partita, ma dopo un tentativo vano Barducci sfiora il poker, mentre Mezzegura e Luzzi scambiano affettuosi abbracci di cortesia, ma né il numero 7 né Luzzi concretizzano nel migliore dei modi. E quando ti specchi troppo, ecco che il Fosso Ghiaia dalla bandierina colpisce il montante alla sinistra di Romani. È un avvertimento. Il Nuova Fete continua allora nel suo forcing, recriminando un rigore per un azzeramento di Luzzi. L'arbitro lascia proseguire, ma lo stesso Luzzi chiama un minuto dopo alla presa Menghi. Quando il Fosso Ghiaia alza definitivamente bandiera bianca, Barducci si procura il rigore sacrosanto che lui stesso decide di battere, trovando la sua prima marcatura con la maglia del Nuova Feltea. Il poker ora è servito. Per la cinquina ci prova Mezzegur da calcio piazzato, Menghi respinge sulla ribattuta dall'attaccante calza alto, ma prima del triplice fischio l'incursione di Mezzegur viene premiata da Barducci che trova il secondo gol di giornata, siglando una personale doppietta che lancia in Nuova Fete verso un nuovo inizio targato Fabiani e verso quella salvezza cui il club ambisce per brindare nei migliori dei modi a un'impresa che, visto le tante complicazioni, sarebbe il coronamento di un sogno.